E buon pomeriggio dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo a Bonito in provincia di Avellino, dove sta questo convento francescano di Sant'Antonio. Come vedete dal cartello c'è un'esposizione di prodotti dell'artigianato, ma soprattutto 24 e 25 aprile, festa della Migliazza e delle Spale, c'è, nonché vedremo anche tra poco con Valerio Massimo Miletti la condotta Slow Food, degustazione di prodotti tipici. Allora ne parliamo con Valerio Massimo Miletti, che salutiamo e ringraziamo. Buonasera, grazie un po' a voi. L'origine di questi prodotti, Migliazza, Spale, c'è anche il termine, che cosa vogliono dire? Beh, la Migliazza è il termine dialettale qui da noi per indicare la polenta, è bonita e famosa insomma per consumare la polenta, questo prodotto, quindi abbiamo pensato di organizzare con la Prologo, insomma il Forum dei Giovani, già dall'anno scorso, siamo alla seconda edizione, è una sagra che potesse promuovere appunto questo prodotto, la polenta, la migliazza e poi gli asparagi che si trovano pure abbondanti in queste zone, chiamati in dialetto spalici. Vediamo, questa sera c'è anche il concerto degli Zeketam, no? Quindi... Sì, infatti stasera la serata sarà allietata dagli Zeketam in concerto e poi nel convento qui abbiamo allestito una mostra di prodotti artigianali e di vario genere e ci sarà anche una condotta slow food con assaggio del Taurasi, degustazione del Taurasi, assaggio di prodotti tipici, di formaggi. Allora, concludiamo questa intervista con questo cartello, un attimo che lo inquadro. Primo concorso nazionale musica da camera, maestro Crescenzo Buongiorno, 27 e 28 giugno qui a Bonito, forse uno degli appuntamenti più importanti, sì, che ci saranno quest'anno a Bonito. Sì, almeno prossimamente sì, indubbiamente è questo concorso nazionale che abbiamo voluto organizzare quest'anno per intitolato al nostro concittadino Crescenzo Buongiorno, che è stato un musicista che è vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, poco conosciuto qui in paese perché è emigrato in Germania e quindi ha vissuto prevalentemente in Germania, dove ha avuto insomma grande successo. Morto anche giovane ai primissimi anni del Novecento, 1903 mi sembra, e quindi abbiamo pensato di organizzare questo concorso proprio per valorizzare, insomma, e far conoscere questo personaggio, oltre ovviamente a promuovere, insomma, la musica classica, la musica da camera. E abbiamo invitato un po' in tutti i conservatori d'Italia, abbiamo inviato inviti in tutta Italia, sperando insomma che ci siano numerose adesioni, partecipazione massiccia. E ringraziamo Valerio Massimo Miletti dal gruppo, grazie, di artisti. Buonasera.